Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video ho finito di esplorare il castello, ho risolto tutti i problemi che penso ci fossero da risolvere e posso finalmente avanzare nella storia e completare magari anche questa parte di gioco. Dunque, ci manca Sir Maximus III a quanto pare. Nello scorso episodio ho anche sconfitto il secondo, che era il figlio del primo Sir Maximus, quindi questo qui è il figlio del mitico guerriero leggendario Sir Maximus II e nipote di Sir Maximus. Io mi chiedo quanta vita abbiano queste bulbotalpe, quanta è lunga la vita di queste bulbotalpe. Ad ogni modo affrontiamo anche lui, guardalo, bello. Sir Maximus II mi ha dato del buon filo da torcere, quindi immagino che anche lui non sarà da meno. Vediamo un po', iniziamo con qualche attacco semplice per vedere fin dove si può spingere la sua ferocia. Insomma, i danni sono buoni, sono con tutti quanti i personaggi a livello 20. Maximus III flette i suoi muscoli e diventa felice. Ok, quindi devo attaccare con qualcuno arrabbiato? No, con qualcuno triste invece. Padre, nonno. Mi dispiace, vi ho deluso. L'onore della famiglia Maximus rimarrà macchiato per sempre. Vediamo un po' quanti punti ci dà. 2005, bene, saliamo tutti quanti di livello allora, immagino. No, solo Omori? Oh, quanto manca? Ehi, sono solo io o sembra che ci sia molto più silenzio? Non c'era una folla di bulbotape poco fa lì all'entrata? Non la vedo più da nessuna parte. Probabilmente devono essere usciti tutti. Seguiamoli, Omori. Magari possono portarci fuori di qui. Ah, per gli altri manca davvero poco, ma vado a ricaricarmi. Che succede qui? Ah, gettiamo una vongola nella fontana. E non succede nulla. Ne ho tante, quindi posso continuare a farlo finché ho voglia. Ah, il prompt è scomparso. Ok. E se ci ritorno? No. Definitivamente scomparso. E questi fenicotteri? No, mi dice solo che non è poncio la frutta. Ok. Questo è il giardino di Sweetheart. Siamo finalmente fuori dal castello di Sweetheart. Mi chiedo in cosa consista quel grande evento per cui tutti si stanno preparando. Strano, non vedo le bulbotalpe che erano all'entrata da nessuna parte. Dove possono essere finite? Deve esserci un'uscita segreta da qualche parte. Vediamo se c'è qualcosa di sospetto nei paraggi. Beh, sì, effettivamente qui mi sembra che ci sia qualcosa di sospetto. Guarda un po'. Oh mio Dio, cosa? Oh, che male! State tutti bene, cosa è successo? Quella siepe a forma di Sweetheart ci ha appena sparato un laser. Deve esserci un modo per sbarazzarsi di questi tizi. Sì, probabilmente c'è. Ma devo prima passare qua sotto a giocare a Celai con Kel. E vediamo un po'. Ok, Sweetheart, lo hai voluto tu. Yeah! Cavolo, l'ho mancata. Oh, ingenuo Kel, non ti reggio nulla se continui a mirare così. Perché non provi a mirare per una volta? Mirare? Posso farlo? Certo, anche tu puoi mirare, Kel. Va bene, farò il tiro migliore di sempre. Direi qua. Ok, devo... Perfetto. Ah, certo, un po' per volta. Ottimo. E questo fiore stranamente colorato? Niente. Una casetta per gli uccelli, nulla. Ok, Sweetheart questa. No, non quella davanti. Per favore, Kel. Collabora. E poi, ancora una volta. Questa. Perfetto. Possiamo andare. Però questa casetta per gli uccelli è molto strana. Ok.
Mi chiedo cosa ci faccia questa bulbotalpa lì così, in attesa di qualcosa. Bisogna però sbloccarla, a quanto pare, eh? Salve. Attento a dove cammini. Sei in presenza di un membro della distinta elite di Sweetheart. Farò la guardia alla saggezza di questo castello a costo della vita. Ok. Quindi in questa maniera ho preso la mira per Kel, va bene. Andiamo qui sotto allora. Sempre più intricata la faccenda. Oh, cosa c'è qui? Oh, ah, un'altra botola. Wow. Vuoi liberare le creature? Ma veramente no. Oppure... Sì, liberiamo? Oddio, Fra, ma hai visto che c'è dentro? Sei davvero sicuro? Sì. Mio Dio. Posso scappare da tutte? No, non mi fa scappare? Oh mamma. Boh, provo ad attaccarle a vedere che succede. Ce l'ho fatta. Beh, è stata difficile, eh. Non lo nego. Molto molto difficile. Si fa con la calma e la pazienza. Ok. E sblocchiamo anche questo. Perfetto. Quindi devo parlare con tutte quante le guardie? Oh, ciao, sono tipo super occupata a stare qui a far parte dell'elite calamitosa. Posso tipo aiutarvi in qualche modo? Ma a quanto pare no, non sembra. Ah, qua ci sono queste che stanno invece distruggendo i rovi. E c'era un cavallo impazzito. Sì, c'è una testa di cavallo impazzita. Va bene, andiamo a vedere di cosa si tratta allora. Ok, sentiamo qui, se no ci sta il mago che ci dà fastidio. Riposiamoci sulla panchina? Ah, ma c'era l'ora del tè qui. Ci sentiamo ricaricati, no? Ok. L'impressionante statua di Sweetheart proietta un'ombra spaventosa su di voi. Ah. Vedo. Qual è la password? Non importa. Hai detto non importa. Sbagliato. Santo cielo. Che cosa mi ha fatto? Mi ha tolto un po' di vita. Ok, riproviamo la password. Male che va. Mi ha tolto metà vita, quindi penso che sia tipo... bellissima la password. E pianeta. No, è bellissima e pianeta. Ah, sì. Bellissima e pianeta grande. E... ascensore. Aspetta. Dico ascensore. Ok. È corretta? No? Ah, ok. Ok però, ok. Purtroppo la password non ce l'ho. Non ho la minima idea di come ottenere la password, ma boh, proverò intanto a continuare a girare qui a vedere dove andare. Ah, sembra essere un lavoro per Kel. Non avevo messo Kel come leader fin da prima? Forse me l'ha cambiato in Omori da solo? Non ci ho fatto caso allora. Vediamo un po'. Un'altra Sweetheart dove sta? Qui. E questo fungo gigante? Un fungo dall'aria sospetta. Diamogli un morso. Certo che noi a dare morsi a cose a caso. Soprattutto ai funghi. Ah beh, certo. Ovvio che servisse a qualcosa, no? Oh! Tu! Bulbetto! I tuoi occhi
Dicono già tutto ciò che devo sapere. Eccellente, 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 eccellente. Ti insegnerò un segreto. Vieni. Ok. Dimmi pure. I tuoi occhi non brillano come quelli di un bulbetto. Solo a lui insegnerò il mio segreto. Omori? Ah, ok, perfetto. Ora osserva, i bulbi duri come quello alle mie spalle contengono altri esseri come me. Purtroppo non saremo in grado di uscire dall'involucro dall'interno. Con una specifica e davvero complessa tecnica di taglio, dall'esterno è possibile far uscire dal duro bulbo? Ad ogni modo, questa tecnica richiede anni di pratica, anche decenni per padroneggiarla. Se vuoi davvero impararla, non so dirti quanto tempo ci metterai. Vieni con me, tu sei destinato a fare grandi cose. Sei pronto ad accettare la sfida e diventare mio discepolo? L'accendiamo? Omori si è allenato per lungo tempo. Eccellente, eccellente, eccellente. Sei migliorato così tanto. A differenza di questo bulbo dietro di me. Ora distruggi questo guscio utilizzando la tecnica che ti ho insegnato, affinché la creatura al suo interno possa vivere. Vediamo un po' allora. Finalmente sono libero! Eccellente, eccellente, eccellente. Prendi questo. È un dono da parte mia. Un dandelion? Ok, posso saltarti sopra, grazie. Confezione di gem che mi serve, visto che l'ho sprecata tutta quanta contro gli orsi, dannatissimi. Bene. Continuiamo allora. Andiamo di qua. Quest'albero? Niente. E qui, waffle! Waffle, waffle, waffle! Scorciatoia? Salve. Ci sono 4 password che devono essere dette alla statua di Sweetheart per rivelare il passaggio segreto. Naturalmente, come membro dell'Elite, a me è stata data responsabilità di sorvegliare la terza delle 4. Si chiama Alex l'Ariete. Grande città, un bellissimo film trash. Che? Volete sapere la password? Oh no, mi dispiace, non dovrei dirla a nessuno. Che? Ne avete davvero bisogno? Proprio davvero davvero bisogno? Ma davvero 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 bisogno? Cioè, davvero 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 bisogno? Credo di non avere scelta. Ma dovete promettere di non dirlo a nessuno. Fate giurì in giurello! Ecco fatto. Temevo fosse delle persone inaffidabili. Ora avvicinatevi. La password che mi è stata affidata è ciambellina. Capita? Promettete di non dirla a nessuno, va bene? Quindi è ciambellina la signorina Sweetheart? Dunque, è la terza, ha detto. Ma allora scusami, loro che password hanno? La seconda delle 4, quindi... già. Non siamo creature altamente intelligenti e maestose, siamo solo delle bulbotalpe. Stai pensando a Sweetheart? Stavo pensando al tofu, ma... Sapete che avete ragione? Ok, quindi... Dovresti assolutamente pensare a Sweetheart, bravo, pensaci di più. Allora, dici questa password. Quindi l'altra era ciambellina, questa è dolce ciambellina? Una bellissima e dolce ciambellina, Sweetheart. Ok. Cioè, bellissima non lo so, però vediamo ora cosa ci dice questa bulbotalpa. La responsabilità è l'ultima. Quindi dolce ciambellina, ok. Sono così affamata che ho iniziato a brucare l'erba per colmare il mio appetito. Riesci a crederci? Dovrebbero iniziare a fornire cibo alle guardie qui intorno. Ma che resto di password è marmellatosa? Non era come Capitan Space Coso chiamato Sweetheart? Ma dai! Non è affatto un segreto, chiunque potrebbe indovinarla. Erano sempre qui a camminare come una coppietta dandosi nomignoli come questo continuamente. Perché non mi hai ancora chiesto di sposarti e mi dispiace la nostra relazione bla bla bla. Va bene. In ogni caso sono ancora bloccata per sorvegliare la password come le altre 3 guardie. Ok. Marmellatosa dolce ciambellina. Dolce ciambellina marmellatosa. Praticamente parla così tanto che ti fa dimenticare qual è la password. Cos'è quella cosa lì? Il cavallo senza testa. Allora, io ci riprovo, perché sennò me la dimentico. Allora. Quindi dovrebbe essere...
Vediamo un po'. È bellissima. Dolce. Ciambellina. Marmellato. Sapete che sono comparse ora le password? Prima non c'erano. Le frasi sono comparse ora. Acci picchia. Hai capito? Allora, cavallo, dimmi cosa succede, cavallo. Cavallo, ok, scontriamoci col cavallo. Ma che cos'è? Il party di marcia fa un tiro in iniziativa. Ma per favore, diamoci una mossa, va. Ah, questa è l'ultima allora. Ma devo tagliare questi rovi? Cavoli. Ok. Non c'è più niente ora. Va bene. Burbotalpe, che fate? Ok. No, devo parlare qua con... con l'ultima guardia qua dentro. Non me ne ero accorto che c'era l'ultima guardia. Accidenti a me. Andiamo con Kel. Pensavo di poter fare la password senza per forza dover parlare con tutte le guardie. Invece devo fare tutto il lavoro sporco. Certo, è giusto, per carità. Ma prima, un attimino qui sotto. Che succede qui? Ah, per curarci con Mari. Eccola qua. Ottimo. Possiamo proseguire ora. Dolce ciambellatina marmellatosa. E questa password è... la prima, che sarebbe... chiedete di sapere la password? Chiedo scusa. Mi dispiace, ma è fuori dalla mia giurisdizione. Benché, suppongo, quel qualcosa di disgustoso, bianco e cubico possa farmi cambiare idea. Dai a Carol l'illustre del tofu? Sì, non hai tofu con te. Devo andare a comprare il tofu ora? Ah, nei sotterranei sì, c'è quello che vende il tofu. Carol l'illustre, tu mangiasi il tofu. Oh, delizioso, irresistibile tofu. Suppongo che potrei fare un'eccezione solo per questa volta. Ora, avvicinatevi. La password che mi è stata affidata è mia. Non ditela a nessuno, va bene. La diremo a nessuno, solo alla statua. Sai com'è, no? Dai, me la ricordo tutta per ora. Bene, finché ce l'ho fresca nella memoria. Poi dopo scomparirà in pochi secondi. Sbrighiamoci, diamoci una mossa. Sì, va bene, ridi pure. È mia. Dolce. Ciambellatina. Marmellatosa, eccola qua. Hai detto mia dolce ciambellatina marmellatosa. Va bene. Non so se era arrabbiata o semplicemente sconvolta. Wow. Un'altra perla? Ma sfasciamo un po' di cose con Aubrey, per favore. I regali. Oddio. Cara sweetheart, ti amo così tanto. Facciamo dei figli e passiamo il resto della nostra vita insieme? Mi piacerebbe molto, grazie mille. Dei barattoli di vernice? Ma che succede? Ho diversa roba in vendita, amico. Sì, e tu? No, dai. Che seccatura, sto orso, basta. Non lo voglio più vedere. Sweetheart, sei la mia regina. Ti amo e apprezzo tutto quello che fai più di ogni... Ah, proprio sono proprio scritte male apposta. Ma quello sta dormendo. Io lo lascerei dormire lì. Un orsetto di gomma. Ok,
Ti ho amato fin dal primo momento che ho posato gli occhi su di te. Per favore, sii mia per sempre, ok? Mamma mia. Ma che succede qua sopra? Allora, saliamo un po', saliamo a vedere. Cioè, tutto quel rumore per nulla? Ah, c'è una botola. Finalmente ce l'abbiamo fatta! Cosa sono tutte queste decorazioni? Sembra proprio che qualcuno si stia per sposare. Ehi, il matrimonio sta per cominciare, nascondiamoci! Ma c'erano i posti lì davanti. Cos'è, torna il presentatore? Ma rieccolo. Mac Bulborno. Allegria! Benvenuti a tutti, miei cari! Oggi è un giorno speciale. Dopo 42 stagioni di Sweetheart alla ricerca di cuori, è tempo di mandare in onda l'ultimo episodio. Aspetta però, 42 stagioni vuol dire che è 42 anni che va in onda Sweetheart a caccia di cuori? Wow! No, non è credibile sta cosa. Anche fossero 10 anni, magari sai, no? Ogni stagione dura 3 mesi, come le stagioni vere per l'appunto. Però in teoria quando si parla di televisione le stagioni sono un anno. Mio Dio! Quanti anni ha Sweetheart? È stato bello. Ringrazio tutti per averci seguiti. In tutte queste stagioni abbiamo cercato il perfetto spasimante per la nostra Sweetheart. E tutte le volte, sfortunatamente, la nostra amata principessa non è stata in grado di trovare il vero amore. Ma ho motivo di pensare che questa sia la volta buona. Amici, fedeli telespettatori, state per assistere ad un evento epocale che cambierà la storia. Abbassate le luci, per favore. Benvenuti all'episodio finale, che è il matrimonio! Abbia inizio! Un caloroso applauso per l'anima gemella di Sweetheart! Sì, esatto! Ora è tutto chiaro! La risposta è sempre stata sotto i nostri occhi! L'unica persona in grado di sposare Sweetheart! È Sweetheart stessa! Certo. Silenzio! Che inizi la cerimonia? Carissimi, siamo riuniti qui oggi. Sweetheart si sta sposando da sola, che patetica! Kel, non ridere, onestamente mi fa una certa pena. Adesso, se c'è qualcuno che non è d'accordo con questo matrimonio, parli ora o taccia per sempre. Con il potere conferitomi da Sweetheart e dal sacro talpapapato bulbesco, vi dichiaro Sweetheart e Sweet. Mi appongo! Fermate questo matrimonio immediatamente! Ah, ma era Aubrey, poverina. Sweetheart, non farlo! Questo matrimonio è una farsa! Voler bene a te stessa è un conto, ma ora stai esagerando. Ancora voi! Come avete osato mettere piede qui? Guardie! Guardie! Stai facendo uno sbaglio. Non puoi sposare te stessa. Troverai la persona giusta per te, ne sono certa. Aubrey, ma che stai facendo? Ci farai spedire nei sotterranei un'altra volta? Evadiamo un'altra volta, allora. Fan superficiale di Hero, non capisci proprio nulla.
Un tempo ero una giovane principessa. Ero certa che avrei trovato la persona giusta per me, magari in qualche parte dell'universo. Ma non parliamo del passato. Non credo più nel vero amore. Non amerò nessun altro per il resto della mia vita. L'unica persona che amerò d'ora in poi sarà me stessa. Adesso, guardie, prendetela! Hiro, non credo sia stata una buona idea. Sweetheart, ascoltami, non devi farlo! Oddio, aspetta, che sia Hiro! Il mio Hiro è qui per me! Oh, mio dolce zuccherino, sapevo non mi avresti lasciata sola. Amo sentire la tua voce. Potrebbe anche essere finita tra noi, ma il mio cuore non ti ha mai dimenticato. Ti darò un'ultima occasione. Sposami, Hiro, qui e ora! Così facendo, non vi farò ammazzare. Aspetta, cosa? Non posso farlo, è un'assurdità! Mi hai respinta? Di nuovo? Com'è possibile? Non capisco davvero. Non si rassegna. Oh no, non potevi starti zitto. Capisco. Hiro, mi sbagliavo su di te. Credevo fossi degno di stare a mio fianco, ma... sei solo invidioso di me, come tutti gli altri. Sì, è così. Il mio sguardo ipnotico, il mio sorriso affascinante, la mia personalità. Deve essere difficile stare al mio passo. Sì, proprio per questo ti rifiutiamo, Sweetheart. Bene, non c'è bisogno di farne un dramma. Metterò personalmente fine alle vostre sofferenze. No, dobbiamo affrontarla. Cioè, mi aspettavo una sfida contro Sweetheart, ma non così. Addio, miserabili poveracci! Vi rinchiuderò nei sotterranei per sempre! Direi allora che questo conclude l'episodio di oggi. Amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Omori. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!